Mio padre, tornato dal militare nel 1944, il primo lavoro che ha trovato è stato come cantoniere a Monte Pecoraro. Ah, aveva con mio nonno Ciccio. 4 chilometri di strada da controllare. Allora non c'era l'asfalto come adesso, era selciato, no? E dovevano fare delle pietre, romperle, briccia, dicevano, briccella, diciamo, no? Dovevano rompere, eccetera. E lui, oltre che dirigeva, poi ha fatto venire in questo. Andiamo. Sì. Ma non era vietata la pubblicità sonora? Sulla carta? Questo fa sulla tabella d'ingresso. Ma non è l'unico, eh? Immagino. Va bene, riprendiamo. Sono vivi, ma se sono vivi, come li prendono? Dai, riprendiamo, va. Allora, dicevamo che è dal marzo del 45 fino al novembre del 45 mio padre lavorò in questo casello cantoniere, che era un po' disagiato per certi posti, per certe ali, però c'erano ancora due o tre vani molto ancora vivibili e una ciminiera che era, sembrava quella di Castel di Fratta. Ok. Dove andavamo a cucinare. E per l'acqua bisognava fare 2 chilometri, la zona si chiamava Vadi d'Ardichi. Era un'acqua freschissima, scintillante, eccetera. Però io ero ragazzino, avevo 8 anni, e da solo dovevo prendermi due. Allora si chiamavano. Non era, sì, anche in dialetto. Si chiamavano gozzarieri. I gozzarieri? Sì, di un 10 litri per uno, e andavo a riempire. Bevevo, eccetera. Però andavo con paura perché di quei tempi ancora c'erano i lupi in giro. In più mi raccontavano che c'era un animale che lo chiamavano aspide, che non è la vipera, ma era un animale piuttosto grosso, pericoloso, di cui diceva che la pelle era molto richiesta perché facevano roba di pelletteria eccezionale, no? Però io questo non l'ho mai visto. Mio padre una volta si accorse che andando lì a pulire per esempio il pesce, che passava magari qualcuno e comprava un chilo di pesce, andava a pulire lì, dopo un poco spariva, perché pare che se lo mangiasse questo. Sì. Detto sta che io da quando ho finito la scuola, che era i primi di giugno, fino a tutto settembre sono stato lì 3 mesi, terribili, a 8 anni, pare che la vita lì, tra l'altro una notte sono rimasto anche da solo. Perché mio papà è andato, è stato un temporale, è dovuto andare a Ferdinandea. Andando a Ferdinandea ci sono 12 chilometri. Però non l'ha fatto per la strada, è andato dalla corsatoia che c'era un po' perso, da una pista brutta. Un'avventura. E lui non tornò quella sera, io sono rimasto solo come. Io ho sbrancato le finestre, le porte, sono andato a dormire. Fatto sta che quando l'hanno saputo i miei che erano qui al facciano, hanno redarguito mio padre, un bambino lo lasci solo, un poverino, non è che voleva. Però il giorno tante volte stavo lì da solo, non so portare i libri, leggevo. Ma eri solo, eri l'unico ragazzino. Solo. Poi dopo un certo tempo è arrivata mia madre con le bambine, che aveva una bambina di pochissimi mesi e altre due che erano, una di 3 anni e l'altra di 5. Io avevo 8 anni. Sostà che sono rimasti neanche una decina di giorni. Mia madre si è fatta male perché è venuta di notte, ha beccato un freddo spaventoso, è divenuto una specie di allergia agli occhi, con quella scusa si sono soltanto tutti così. Allora per scendere giù c'era solo un camion, che era quello che andava a carbone e a pezzi di legno pure, una caldaia, tipo le vecchie vaporiere di un tempo. Lui infatti aveva un muso che era più grande il muso del con la cabina che tutto il resto del camion, che andava al massimo a 15-20 all'ora, però caricava e portava il legname, eccetera. E dicevo, e quindi con questo mezzo si andava e si tornava.
successivamente, l'anno successivo, ebbe l'incarico alla Ferdinandea. Lì c'era un ingegnere piemontese, che sempre che mio padre era molto bravo come diciamo muratore, e lo assunse assieme ad altri due giovani di stilo, che erano i suoi aiutanti. Chiamavano mezza manicola. Mezza manicola. Mezza manicola, sì, per dire erano mezzi maestri. Fatto sta che in quel periodo lì, dal 43 al 49, quasi 50, fece diversi lavori. Ha fatto il bottino dell'acqua, perché non c'era l'acqua vicino, bisognava andare a... Ma quante anime c'erano già lì a Ferdinandea, quante persone? In quel tempo lì minimo c'erano un 150-200 famiglie. Che vivevano, ma vivevano un po' dove? Di agricoltura, ma in case di pietra. Adesso non è rimasto più niente. Sì, è tutto diroccato, la vita è rovinata. Prima c'erano veramente delle case ben... Ma in che zona erano più o meno? Cioè vicino ai pressi della residenza lì di caccia? Non, proprio dove, diciamo, in quel centro che ancora c'è, dovrebbe essere una specie di fontana con... Ah, è sempre lì? Sì, sì, quella è stata lì, intorno lì. Poi c'era l'allevamento delle mucche, le segherie per il legname che lo sgrezzavano praticamente, facevano massimo tavoli, tavoloni, e il resto lo inviavano, lo spedivano o completamente intero, eccetera. Successivamente al bottino dell'acqua, e mi ricordo che quando hanno inaugurato l'acqua, al posto dell'acqua, la fontanella, hanno messo dietro una damigiana di 50 litri di vino. Era una specie di vino dolce, diciamo, e tutti spellavano lì e si sono ubriacati, e poi hanno fatto degli agnelli rosso. Stava una festa incredibile. Festa grande. Hanno partecipato tutti, è stata una cosa bellissima. E successivamente dicevo, a mio papà dovevano fare l'illuminazione a Serra San Bruno, e non avevano i famosi pali adatti, volevano farli in modo nuovo. E mio padre mi venne in testa di fare il tipo di pali scatti, che se le avesse brevettati, poteva diventare anche ricco, perché lui fece un involucro, diciamo, esterno in lamiera, che si poteva aprire e chiudere con degli sportelli. Al centro mise un tubo di metallo, che erano tra l'altro lunghi intorno ai 7-8 metri, e faceva l'armatura di ferro con dei tondini, poi ben fissate, caldate, eccetera, e poi lo riempiva a tratti, battendo in modo che il cemento si amalgamasse bene, e dopo 3-4 giorni lo smontava e tirava fuori. Ne ha fatto una cinquantina, e poi diciamo ancora si possono trovare ancora a San Bruno, nella zona centrale, tutto illuminato con quelle. Poi fece anche altri lavori che io non ricordo. Sono andati alla famosa centrale dell'11, lì c'erano sempre dei problemi che ha risolto. Quella è stata chiusa dopo l'alluvione, no? Sì, dopo l'alluvione, dal 51-52 praticamente l'hanno abbandonata. Ma è per una sciocchezza, perché in fondo c'era un tratto di pochi metri che era rotto. Non l'hanno riparato. E chi è che la gestiva? Ma poi tra l'altro andò via, in quel periodo lì andò via questo ingegnere, che era proprio quello che teneva sulla cosa. Ho saputo poi che la contessa Panza, si chiamava, che era, diciamo, la proprietaria, fece uno scambio con un altro personaggio calabrese, e quello aveva le tenute in Francia, e lei cedette, la Ferdinandea, quello lì. Ci sono stato uno scambio praticamente. Poi arrivò un direttore che evidentemente non aveva idea, hanno abbandonato tutto, si vendevano in legname così, senza sfruttarlo, le segherie erano chiuse, un po' di cose. E quello ha creato, è stato il declino anche della frazione di Ferdinandea, diciamo. No, praticamente io quando passo adesso la trovo
come se fosse bombardata da... infatti. Ed è incredibile, perché dicevo, lì c'era un sacco di belle costruzioni che niente meno venivano dai tempi di Fazeri. Infatti. E si chiama Ferdinando perché dal nome di Ferdinando II, che era il re di Napoli e di Sicilia. Si parlava anche di un faggio famoso che era stato, diciamo, un rifugio per quando c'è stato Garibaldi nella guerra, diciamo, risorgimentale in Sicilia e poi in Calabria. Però sono leggende, io non posso credere che Garibaldi fosse andato dappertutto, praticamente.